Allora, una richiesta. A proposito, you tell me vuol dire dimmi tu. Se ci sono delle lezioni su certe cose che vorresti che lo faccio, scrivi nei commenti sotto e io lo faccio. Come mio collega di Zelig, tormentoni tremendo. Tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio. You tell me what I have to do and I'll do it. Oh, magari lo rubo for English TV. Anyway, vabbè, le richieste per Get. Get è la prima lezione che dove io ho cominciato a parlare italiano, è stato un momento eureka, e anche per gli studenti, perché sai che dicono nelle scuole di inglese, dicono sempre non parlare mai italiano in aula, which is stupid, no? Perché ci mette una vita. Poi questi vengono per imparare l'inglese, non sanno l'inglese, devi spiegare l'inglese in inglese, come on, è dumb, no? È la prima volta che io ho rotto questo cosa, era con Get, perché c'era uno che mi diceva, ma io vado in Inghilterra, in America, sento get. Get è un verbo anglosassone, è un cambio di stato. So I get up, mi alzo, vado da giù a su. It's getting dark, sto andando da luce a buio. To get married, la più vecchia battuta mio. Chi mi conosce dirà, no, ancora questa battuta. To get married, andare felice, a fregato. So it's a cambio di stato, ma anche I get to work with my car, no? O by car. So, io, I get to work da casa a lavoro, è sempre un cambio di stato, nel senso che questo è un cambio di luogo, anzi, cioè da casa al lavoro, no? How long does it take? Quanto ci vuole per arrivare? Io sono a Menfi, in Sicilia, per andare a Catania ci vuole 4 ore. So, how long does it take to get to Catania from Menfi? 4 hours. 4 hours. Però d'estate it's nice, you know? Nice scenery and stuff. And then there's get come prendere. La prossima lezione però sarà su get, take, bring. Perché qui veramente sento sempre confusione. Get, take, bring. Tre verbi che copre portare e prendere. That is a very, very important lesson. So, but just remember for now, get is a change, un cambio di status. When I see her, I get angry, mi arrabbio, vado da calmo a arrabbiato. So, if you are not signed up, subscribed to this channel, then get it done. Oh, mamma mia, perché ho detto questa frase di Boris Johnson? Get it done, che vuol dire portala a done è fatto, non fatto. Get work done vuol dire lavoro che non è fatto, portala al lavoro fatto. That's a complicated example, but you get the idea. Queste lezioni sono offerte da John Peter Sloan, la scuola. Quindi praticamente io. Noi ora siamo a Milano, Roma e Sicilia e tra poco saremo anche online. Per tutti i dettagli vai a www.jpscuola.it. Because remember that English is the future.